Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici Momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anania. Ben ritrovati ancora una volta su Antenna del Mediterraneo per Momenti in TV, il programma in cui grandi protagonisti siete voi, con la segnalazione dei vostri talenti e dei vostri argomenti. Lo potete fare mandando un messaggio su WhatsApp al 329-123-6459 o direttamente nelle nostre pagine social Momenti in TV e Radio. Una puntata dove i grandi protagonisti sono due grandi personaggi del nostro territorio, un cantante neomelodico, eccolo qui, Orazio Rani, e poi nella seconda parte arriverà il campione di salto in lungo Antonio Trio, il nostro Orazio Rani di Rometta, mentre Antonio Trio di Milazzo. Orazio, la prima domanda, come... Buonasera a tutti intanto. E infatti, prima buonasera i saluti. Buonasera a te Francesco, buonasera a tutti i nostri spettatori TV. Ma come nasce questa passione per il canto? Beh, la passione per il canto nasce quando ero molto piccolo, diciamo che ho cominciato a canticchiare qualche canzoncina che proprio ero all'età di 3 anni, però diciamo che le prime canzoni per intero intorno ai 5 anni, in sostituzione di un... ho iniziato realmente in sostituzione in un teatro parrocchiale, in sostituzione di un mio compagno che si ammalò e io dovetti sostituirlo perché cantavo questa canzoncina e lui doveva fare l'interprete principale di quella scena, si ammalò e lo sostituì io. E da allora io sono salito su un palco e non sono più sceso. Hai genitori, un parente, hai seguito le orme di qualcuno? No, io avevo mia madre che aveva una bellissima voce e lei cantava napoletano. E forse magari sarà stato, ma poi la voce è un dono divino, diciamo, no? Tu ce l'hai perché te viene data. Che cosa rappresenta la musica nella tua vita? Beh, da sempre questa è una disciplina, diciamo così, un'arte che ha invaso il mio corpo fin da piccolo, come ti stavo dicendo, e continua ad invaderlo, cioè non vuole andare via, e mi auguro che vada via il più tardi possibile, perché io, a me piace moltissimo esprimere le mie sensazioni, i miei sentimenti, la mia voglia di vivere, i miei dolori, tutto quello che ha riguardato e che riguarda la mia vita attraverso le mie canzoni, i miei brani. Io non sono un compositore perché non scrivo la musica, però da qualche anno mi diletto a scrivere testi, quindi sono passato dall'interpretazione di brani altrui a scrivere anche i testi, che come tu sai già ci siamo nelle interviste precedenti. Io praticamente ho un amico socio che è Salvatore Loiacono, il compositore palermitano, lui mi manda delle musiche e io su quelle musiche scrivo dei testi e così andiamo avanti. Che differenza c'è cantare una cover e cantare il proprio testo? Beh, la cover non è tua, tu interpreti un brano che hanno già interpretato in tanti, magari centinaia e migliaia, invece la tua canzone anche se non hai scritto la musica, ma hai fatto il testo, ti ci rivedi in quelle parole che tu scrivi, perché magari hanno attraversato un momento particolare della tua vita, un amore passato, un amore che magari ancora non hai vissuto, quello che stai vivendo, cioè, ti piacciono, no? queste situazioni, quindi è importantissimo perché tu scrivi ciò che senti. Ma tu ti ricordi, andando indietro nel tempo, qual è stata la tua prima canzone? All'età di 5 anni, all'età di 3 anni. La mia prima canzone, non so se la ricordi tu, vediamo. Era una canzone dello Zecchino d'Oro. Mamma mia. E faceva, se vuoi te la cerco. Vai. Faceva per un ditino nel telefono e sono successi tanti guai. E questa era la parte del ritornello, invece la strofa era il mio fratello piccolo che leggere non fa. Ed è la canzone che io sostituì il mio compagno per cantarla in quell'oratorio parrocchiale. Mamma mia, ancora la ricordi dopo tanti anni. Ma è stata la prima canzone della mia vita. Quella così.
quella ufficiale, quella che cantai, mi pare, alla Cardemia d'Oro, adesso non ricordo il festival, mi pare forse era, che era la Cardemia d'Oro del 1969 o giù di lì, che fu Erba di casa mia. Credo che era il 69 o il 70, comunque non più di là. Era le parole le ricordi? Le parole certo che le ricordo. E come fa? Ma un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che dà. Come sta la canzone italiana oggi? Anche perché hai parlato di questa canzone che forse guarda, è una delle colonne sonore della musica certo, italiana. Certo. Poi questo è il mio cantante preferito, diciamo chiaro. Io parto dal presupposto che... è una domanda alla quale non avrei voluto rispondere. Allora, la musica italiana è bellissima, perché tu basta che ti sposti nel mondo e senti cantare o il napoletano o l'italiano, o anche il folk italiano, anche le canzoni nostre siciliane vengono, sì, nel mondo girano, non credere, girano ma tantissimo. Io mi ricordo la mia ultima tournée in Nord America, c'erano una stragrande maggioranza di calabresi e siciliani che si esibivano nei vari teatri, palcoscenici o anche le feste di piazza o pub o bar o quello che vuoi tu, restaurant, che cantavano le nostre canzoni, cioè le canzoni sia napoletane che siciliane. E quindi la musica nel mondo è una grande, credo che sia una speranza, di una via che apre la speranza all'unione tra i popoli, posso dirlo così? Certo, anche perché la musica poi unisce tutti, attenzione. La musica unisce tutti, deve unire tutti, infatti... Quando nel 1996 io fui in Canada e partecipai a uno dei più grandi eventi mondiali, conobbi una marea di cantanti di tutto il mondo, fui invitato dalla televisione canadese, la Sin TV International, di Johnny Lombardi, che purtroppo non c'è più perché era già grande allora, credo che adesso ci sia il figlio Steve, e che spero di rivedere molto presto, come tu sai, e che praticamente loro hanno creato questo Sin Picnic International, che apre praticamente la via a tutto il mondo, cioè loro avevano, quando noi siamo stati chiamati, ero io, Manuela Villa e Luciano Taglioli, abbiamo fatto queste varie serate nella seconda parte della tournée, quindi a luglio, non nella prima, che io andai anche a marzo, aprile, abbiamo fatto queste, c'erano dei palcoscenici per ognuno degli artisti, o degli artisti della nazione che aveva portato lì questi cantanti, questi artisti, questi poeti, e ognuno di noi si esibiva su palcoscenici stratosferici. Io mi ricordo, il mio era sponsorizzato dal General Motors, che peraltro era lo sponsor che io ho avuto in quel periodo, nel periodo in cui fui in Nord America, in Canada, ed era, mi ricordo, largo un 10-15 metri per una lunghezza enorme di 20-25 metri, cioè impianti stratosferici, bellissimo, è stato una cosa bellissima. Era il 1996, adesso sei pronto, sperando che si aprano, certo, le frontiere, che il coronavirus ci abbandoni, a intraprendere un'altra avventura? Sono passati ben 25 anni. Sì, grazie ad un mio amico locale e manager che si sta interessando della mia situazione musicale e canora all'estero, che è Andrés Castillo, che è venezuelano. Lui si sta occupando proprio di organizzare questa importantissima tournée nell'America Latina, e abbracceremo con Andrés, appunto, che seguirà passo passo la mia diciamo così, le mie performance, la stragrande maggioranza dei paesi dell'America Latina. Anzi, già in queste sere ho già effettuato molte interviste sia con il Messico che con gli Stati Uniti, che con il Venezuela, la Colombia, e adesso stiamo in attesa di collegarci nelle prossime sere, credo martedì o giovedì della prossima settimana, con il Paraguay, Uruguay e la zona, stavolta credo che sia la zona contraria a Los Angeles, quindi la parte di qua che era, mi pare, Chicago. Andiamo ad ascoltare un brano di Orazio Rani dal titolo Chi sta muri cu te. Non so se l'ho pronunciato. Chi sta muri cu te. Ah, l'ho pronunciato bene. Andiamo ad ascoltare. Ora che mi dici basta, il cuore adesso cerca solo te. Voglia è tornare per stare insieme a te, e da stasera io voglio a te. Tutto questo grande amore è solo dentro questo battito,
scendo qua per un bacio dato già a rinfastugora abbracciato il guzzino. È forte questo amore per te, che dica amore voglio sulla te. E chi sto cuore che batte più forte quando sto insieme a te. È forte questo amore per te, che sia cosa più importante per me. E che questa storia non può fornire, perché sono innamorata di te. Come un gioco, e questo amore sta nascendo già, in te vive da città, ma son che innamorate te, e non posso più vivere senza te. È forte quest'amore con te, te dico amore voglio sulla te, e chi ora che batte più forte quando sto insieme a te. Forte questo amore con te, e sia cosa più importante per me. E che questa storia non può fornire, perché sono innamorato di te. Amore, amore, importante per me, e che sta storia non può fornire, perché sono innamorata di te. Amore, amore, amore mio. Bellissima canzone, che brano è questo? Chi sta amore con te? È un brano che d'amore, chiaramente, il titolo stesso lo dice, ed è un brano che parla praticamente dell'amore senza l'età, diciamo così. Ecco, io esempio i protagonisti i due attori che hanno girato la videoclip, perché io facevo la parte scenica esterna del cantante, erano mia figlia e mio genero, che praticamente hanno fatto la parte dei due attori nella videoclip, degli innamorati, ma la loro diciamo così, performance abbracciava non solo l'innamoramento giovanile, ma l'innamoramento globale, quindi inteso in senso lato, proprio in senso più ampio, diciamo così. L'amore è sempre un filo conduttore nelle canzoni. L'amore, diciamo così. Anzi, oggi ho trovato in un bacio perugino, ho trovato la scritta "L'amore non è un fiore da giardino". Mamma mia. Sì, ho trovato questa scritta. E a chi ha voluto dedicare questa? In generale. La dedico alle donne, alla mia compagna, alla vita, all'amore. Dal folk al pop alla canzone neomelodica. Le fatte tutte, in poche parole. Sono un camaleonte? Alcuni mi definiscono camaleonte. A me piace definirmi artista poliedrico, o meglio a 360 gradi. Perché io nella mia vita, come tu sai, ne abbiamo parlato tante volte, ho iniziato a cantare il folk, quindi i vari ciuriciuri, Vittina Grozza, e siccome io la prima parte della mia vita si è svolta in Lombardia, dall'età dei 9 anni fino ai 48, e quindi io lì mi esibivo in un gruppo folk del posto, che era stato inventato, creato da un professore di scuola universitaria, il professor Nicola Di Cara, che saluto
è una vita che non vedo più, si chiamava La Zagara e io ero il frontman. Dunque, in Lombardia cantava le musiche siciliane, sì, sì, folk. Sì, sì, ma io quando sono andato in radio con mio fratello ne abbiamo spopolato negli anni, inizio, seconda parte degli anni 70, con le canzoni, lui chitarra, cantavamo nelle radio, non so se tipo canzoni con Cittina, no, pilocchio, pidio lo stupaglio, proprio canzoni del posto, oppure a vieno scicare, sì, oppure poi giuri giuri, Vittina Grozza, tutte queste canzoni qua andavano per la maggiore, per la grande, infatti noi nelle radio occupavamo stabilmente i primi posti. Poi sei passato al pop. Poi, chiaramente crescendo, mi sono spostato nel settore pop. Ho incominciato ad amare molto, molto, ad esempio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, qualche cantante internazionale, e sono passato anche a cantare anche in lingua italiana, oltre che italiano, anche in lingua inglese o francese. E, insomma, mi sono dilettato a cercare, ho cercato di inventarmi man mano che cambiavano i costumi o la musica del periodo. Dei nuovi chi ti piace? Dei nuovi cantanti italiani? La domanda di riserva? Non ti piace nessuno? Cioè sei ancora Massimo Neri e Gianni Morandi? No, per esempio c'è Ultimo, Tiziano Ferro. Sì, certo, Ultimo, Tiziano Ferro. Ma no, questi qua sì, che c'entra? Io sto parlando dell'ultima cosa che abbiamo visto qualche sera. Ah, del Festival di Sanremo. Vabbè, di quello non ne parliamo. L'ha vinto Ibrahimovic. Grazie. Anche perché tu sei, grazie, di fede milanista. L'ha vinto Ibrahimovic. Tu hai ideato questa associazione, l'Associazione dei Giovani Talenti, all'interno sì, c'è anche una scuola di canto. Quali sono i tuoi obiettivi? Allora, noi di solito in questi anni abbiamo accompagnato molti ragazzi dai 6 ai 30 anni che hanno voluto studiare con noi, apprendere qualcosa del palcoscenico, dell'arte in genere, della canzone, diversi ragazzi, e che poi le cose della vita cambiano, quindi chiaramente, però noi come associazione effettivamente siamo sempre alla ricerca di qualche voce nuova, a noi non interessa l'età, non interessa il tipo di musica, perché ripeto, già il fondatore spazia nelle musiche più varie, quindi... Ma è vero che ci sono tantissimi talenti che hanno bisogno soltanto una piccola, sì, diciamo, sponsorizzazione? Sì, i talenti sono tantissimi, però mi permetterai un piccolo appunto, che dopo 2 o 3 volte che cantano... Che si sentono arrivati. Si sentono arrivati, l'errore è quello. Cioè io non mi sento arrivato oggi, cerco sempre di migliorare le mie vedute, la mia musicalità. Non in quest'arte non impari mai. Anzi, l'altra sera un mio amico su Facebook proprio scriveva questo, diceva: non si è mai arrivati neanche quando ti chiamano maestro. È vero, non si è mai arrivati. Poi lo studio è una cosa fondamentale, sì, nella vita, sì, sì, sì. Bisogna studiare, migliorarsi, apprendere, guardare gli altri, mettere in pratica. Andiamo ad ascoltare. È fondamentale, non puoi farne a meno di... Andiamo ad ascoltare un altro tuo brano dal titolo Mai. Che provo a voglio cute, e sei l'unica adesso nel tuo genere, e son grazie te, e un amore nascerà a rintocore sul per te, e questo grande amore adesso che vivo insieme a te. E da stasera ti dirò, mai, io non potrò mai fingere con te, oh mai, per questo grande amore immenso che mi dai stasera, ti porterò nel cuore da stasera, mi regali questo grande amore che hai. Mai, io non potrò mai smettere di amarti ormai, mi batte forte il cuore per questo grande folle amore, e sei la donna di questo grande vero dolce amore, e da stasera chiamerò
io voglio sta sempre con te. E sei l'unica donna a rinto cuore, e voglio a te per vivere quest'amore insieme a te. E se un bacio nascerà in questa notte insieme a te, e da stasera ti dirò: mai, io non potrò mai fingere con te, oh mai, per questo grande amore immenso che mi dai stasera. Ti porterò nel cuore da stasera, mi regali questo grande amor che hai. Mai, io non potrò mai smettere di amarti ormai. Mi batte forte il cuore per questo grande folle amore, e sei la donna di questo grande vero dolce amore, e da stasera ti amerò. Anche Mai, un'altra canzone che tu ci tieni tanto. Sì, Mai è la canzone di punta, è la canzone che mi ha fatto entrare in questo settore. Io non faccio un neomelodico molto accentuato, mio è un neomelodico soft, canto solo l'amore, ma molto soft. E Mai è il primo brano che ho ascoltato, scritto dal compositore Salvatore Loiacono, mi è piaciuto, abbiamo elaborato un po' meglio il testo e lo abbiamo fatto come audio e come videoclip, tant'è vero che la pubblicazione dei miei videoclip è affidata all'agenzia Alfa Record. Quante volte ti riascolti tu? Io mi ascolto molto spesso, ad esempio questa sera ho registrato due canzoni in spagnolo e due salse, che sono due perché mi hanno chiesto la salsa dalla parte e loro sono molto affezionati a questo tipo di ballo, e ho registrato due canzoni italiane, una napoletana e una italiana, e due inediti ai quali ho scritto il testo, due inediti in lingua spagnola, uno che ha per titolo Cubista Loca e l'altro che ha per titolo Una Chica Muy Hermosa, una donna bellissima, e l'altra Cubista Loca, si capisce, una discoteca innamorata. E mi sono piaciute molto e le continuo a ascoltare perché ce le ho in macchina, io le metto in macchina mentre vado con la radio, prendo le mie registrazioni di studio, anzi volevo salutare Alessandro Magnisi dello studio T-Records di Messina, che è colui che mi cura tutte le registrazioni audio, e ascolto una, due, tre, moltissime volte tutte queste registrazioni qua, quindi diciamo che mi ascolto molto. È un momento molto difficile per gli artisti perché manca il palco, manca il pubblico, manca quell'emozione che ti dà lo spettacolo. Tu come stai vivendo questo periodo? Male, lo sto vivendo male perché a me piace il live. Io sì, abbiamo fatto gli special radio, siamo stati intervistati, abbiamo cantato tramite Facebook. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, cioè anche la televisione, ho fatto gli special televisivi, ma non è la stessa cosa, amici. Sì. Guarda, non esiste cosa migliore che l'applauso reale del pubblico, cioè tu quando fai il frontman sul palcoscenico o solista o in compagnia, non è importante quello, ma l'applauso del pubblico è importante perché ti fa sentire veramente artista a 360 gradi, in tutto, non è una cosa molto bella, anzi speriamo che finisca prima possibile, quando ritorniamo finalmente a riempire le piazze, le nostre città, i nostri luoghi di cultura, e riusciamo più che altro a dare all'arte quel significato reale di cui ha bisogno. Che cosa ti aspetti tu dalla tournée in America Latina? Forse è veramente una valvola di sfogo. Volevo innanzitutto ringraziare il direttore generale del mio management, che è Arrigo Giovanna, che doveva essere con noi qui questa sera, ma si è ammalata, aveva la febbre. Ai. Mi ha telefonato e mi ha detto: posso venire, come fare?
raggio, tu vabbè, non ti preoccupare, vado io e ti faccio i saluti. Poi noi siamo partiti noi due, no? Eravamo io e lei. E lungo la strada poi il management si è allargato, tant'è vero che, ripeto, Giovanni è il direttore generale, poi abbiamo il booking che è Antonina Rigano, che ce l'hai qua presente questa sera con noi, poi che si occupa degli appuntamenti, tutte le situazioni, poi noi abbiamo il manager per l'America Latina, che, come ripeto, l'abbiamo già salutato prima, che è Andrea Castiglio, che è anche un mio carissimo amico, poi abbiamo un manager per l'Europa dell'Est, che è Santino Gugliotta, che saluto carissimamente. E insomma, poi abbiamo appunto Alessandro Magnisi, che si occupa delle registrazioni audio, abbiamo Caterina Giordano, che si occupa delle distribuzioni. C'è un'equipe che lavora per organizzare al meglio questo tournée. Un piccolino per le mie videoclip. Insomma, si è allargata talmente tanto il management che ora siamo tante persone, ma veramente tante. Per rispondere alla tua domanda, cosa mi aspetto? Mi aspetto tantissimo. Mi aspetto di riprendere quella parte di vita che avevo interrotto prima dell'inizio degli anni 2000 per problemi familiari, perché avendo i bambini piccoli mi diventava difficile spostarmi, e quindi tante situazioni. Ora mi auguro che posso dare nuovamente agli amici, al mio pubblico e al pubblico che spero si unisca a quello che già c'è, canzoni e gioia e felicità. Mi aspetto molto da questa tournée sudamericana. Secondo te, come mai la canzone neomelodica italiana, in questo caso napoletana, è così apprezzata all'estero? La canzone è napoletana. Cioè, quando tu parli di Napoli, parli della canzone italiana. Poi è chiaro che la canzone italiana poi si è voluta con la canzone melodica, no? Quindi vari Luciano Taioli, Rabbagliati, del nostro recente passato. È chiaro che poi man mano l'evoluzione musicale, poi è subentrato questo stile, lo stile neomelodico, che spazia in vari settori, in vari campi della melodia. E all'estero ci sono tantissimi, milioni di italiani. Io ricordo Toronto, c'erano tutti italiani, però in Canada. E parliamo del Canada, ma se poi tu vai nei paesi dell'America Latina, o i nonni, o i bisnonni, o un parente sicuramente di quel, la persona che abita lì, sicuramente aveva un parente italiano. E quindi chiaramente, partendo da questo, è importantissimo che tu riesca a cantare nella tua lingua originale. Anche se, come ripeto, io per motivi logistici mi esibisco anche in spagnolo, perché chiaramente mi trovo in una terra. Anzi, loro in una recente intervista mi chiesero: chi ti piace? Cosa ne pensi di Laura Pausini? Perché la pronuncia è questa: Eros Ramazzotti e Gianluca Grignani. Cosa puoi pensare di artisti di questo calibro? Sono immensi, sono grandissimi. Cosa puoi pensare? Bravissimi. Infatti, tra poco stiamo per lanciare la nostra rubrica Non abbandoniamo ma adottiamo. Più che rubrica, è una campagna di sensibilizzazione. Tu che rapporto hai con gli animali? Ah, bellissimo. Io ho un cane che, quando l'ho preso, era così, così, proprio piccolissimo, così. Poi mi sono accorto che anche adesso è più grande di questo cane. Io ho, che è un boxer, ma lo amo. Maki, mia figlia lo ha cercato su un libro di nomi giapponesi, e che significa in giapponese albero della speranza. È un monellino, un monellone a 300 gradi, però io lo amo. Lanciamo la nostra rubrica con la sigla e poi conosciamo i protagonisti di questo spazio. Tantissime le foto che stanno arrivando, continuate a mandarle al numero 339-8254-709. Vi ricordo sempre: non abbandoniamo ma adottiamo. Poi le prime 50 foto parteciperanno a un contest con tantissimi premi che saranno offerti dai nostri sponsor. Andiamo a vedere i protagonisti di questa puntata, partendo da Giovanni, che è di Messina con la sua gattina Eldina di 6 mesi, dolce, curiosissima,
si incanta davanti alle partite di calcio, pensate, non va via finché la partita non finisca. Dorme pure da seduta, a volte guarda con gli occhi dolci e scappa, ma poi torna e si va a prendere in braccio e cullare, chiude dolcemente gli occhi. È una dolcezza infinita, ci dice Giovanni di Messina. La seconda foto è Dominique di Bovalino, i cani si chiamano Urano e Oriente, due alani di 3 e 4 anni, sono dolci e grandi amici, ma soprattutto Dominique ci dice che sono molto fedeli. La terza foto è quella di Giusy di Torino, la cucciola si chiama Zoe, è una meticcia incrocio Jack Russell di 4 anni, carattere dolcissimo, però è un po' paurosa. La quarta foto di questa puntata è quella di Marco di Milazzo con Aaron, un lupo cecoslovacco di 4 anni, un lupetto molto diffidente. Quinta e ultima foto di questa puntata è quella di Flora di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa. Sono due cocker, Yuri di 12 anni e Tiago di 10 anni, sono due coccoloni e teneroni. Continuate a mandare le vostre foto al 339-8254-709, ma soprattutto ricordiamo, non abbandoniamo ma adottiamo. Sigla e poi continuiamo con il nostro ospite per chiudere la prima parte di Momenti in TV. Continuate e soprattutto ringraziamo tutti coloro che sono vicini a questa campagna di sensibilizzazione. Orazio, che cosa vuoi fare da grande? Io spero di continuare a fare quello che sto facendo, che mi piace tantissimo, in insegnare il canto ai miei ragazzi, fare questi corsi di canto che sto facendo e poi fare il cantante per quanto mi riguarda ancora fino a quando riuscirò a farcela. Sì, cioè, si rimane giovani se uno fa quello che gli piace. Di fare un piccolo appunto, perché ho citato tutti ed è giusto che citi anche, certo, tutti, la persona che si è aggregata da noi da poco nel mio management, che è il mio interprete di spagnolo, Mirko Caiola, un ragazzo di 20-21 anni che da poco è entrato a far parte e che mi sta aiutando tantissimo con le traduzioni con le radio e con i vari personaggi che scrivono anche con il mio management latinoamericano, perché chiaramente loro parlano in spagnolo, pochissimo hablano italiano, e Mirko sta facendo egregiamente il suo lavoro. Sicuramente nell'arco della tua carriera hai ricevuto tantissimi complimenti, ma qual è stato quello che ti ha fatto più piacere? E soprattutto da parte di chi? Stiamo parlando di 50 anni di carriera. Infatti riuscire a trovarne uno in mezzo. Un momento della tua carriera che ci ripensi e magari sei molto affezionato soprattutto. Allora, io credo che è difficile adesso, ci siamo entrati in un campo minato, non riesco a trovare un personaggio che ho una, però credo che tutti i complimenti fanno piacere. Io dico che l'unica persona che non mi applaude da anni, e che dice tanto mai io usaccio, è mio padre. Quando io canto, no? Posso? Sì. Quando io canto, magari c'è lui, no? La gente magari applaude, no? Poi finisce, o sono palcoscenico, ma locali, sì, o teatri. E allora una signora, un giorno, che ero vicino, ho sentito, no? Perché ero molto vicino a queste cose, gli disse a mio padre: scusi, ma lei, ma non è suo figlio, sì, ma lei perché non batte le mani? Ma perché lei perché non batte i mani? Dice, ma devo battere le mani, ormai usaccio. E questa è una cosa meravigliosa, sì, però bellissimo. La gioia che dà a tuo padre è immensa, no, sicuramente. Qual è la cosa peggiore? Quando arrivo a casa e mi dici, stasera non malisti. E per chiudere questa parentesi, non ci sente più da un po' di tempo, come faccia non lo so. Ho capito, sicuramente l'amore per i figli e tu l'amore per tuo padre è qualcosa di straordinario. Chiuderemo questa prima parte di Momenti in TV con il brano Sei bellissima. Ti senti pronto per questa tournée prima di lanciare il brano e di salutarci? Sì, mi sento prontissimo, non vedo l'ora, che ieri sera mi chiedevano
dal Messico, ma quando vieni, e io gli ho detto sombrero e tequila, e allora il Martinez, che era il DJ di là, mi disse sì, pronti, quando tu vieni qua, tequila e sombrero. E gli ho detto, ma quando vieni? Voi chiamatemi che io arrivo. Ho una proposta che stiamo valutando col mio team da parte di molti, di alcuni imprenditori locali, e vedremo un attimino quando sarà possibile. Tornando invece alla canzone, visto che la devi fare partire, Tu sei bellissima è sempre scritta dal compositore Salvatore Lo Iacono. Io ci ho messo qualche cosina nel testo, perché chiaramente ho sempre cercato di ottenere il meglio dalle mie canzoni, e la protagonista di questa canzone, come la protagonista di Mai, era l'altra mia figlia, che poi è la gemella di quella di Vista Amore con te, Tania, che si è prestata a fare l'attrice in solitario per quanto riguarda questi due brani, che secondo me sono molto belli da ascoltare. Ultima battuta: perché non ideare un festival della canzone neomelodica qui in provincia di Messina? Non so, se mi sembra che non c'è. Non credo che ci sia. Io so di essere in giuria insieme a Fabio Cavallaro, che credo tu conosca, che è interprete neomelodico, mi pare il 26 giugno, non ho la certezza della data, proprio per una questione di un festival neomelodico, ma non so se è in Sicilia, non ne ho il... effettivamente è vero, un festival neomelodico in Sicilia non c'è, chissà che non ci pensiamo di te. Ti ho lanciato l'idea, io potrei fare il presentatore. Esatto. Noi ringraziamo Orazio Rani, vuoi salutare qualcuno in particolare? No, niente, saluto tutta la mia famiglia, saluto tutti gli amici che mi stanno ascoltando, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli spettatori che ci seguiranno, che ci stanno seguendo per questa mia performance. Ringrazio te per l'invito, per il bellissimo invito, e diciamo alla prossima. Sei bellissima, il brano di Orazio Rani, poi ci sarà la pubblicità e ritorneremo con l'atleta Antonio Trio. Ti voglio adesso per dirti così: tu sei bellissima, sì, una stella che brillava in me, e tutto questo amore adesso è solo per te. Ormai sei dentro di me, più forte ogni giorno di più, e sei tu l'amore in tuo cuore, non ti lascerò mai più, mai più, mai più. Forte l'amore sarà, più grande sempre e più. Forte, forte mira, c'entra il cuore, e sei solo tu passione ormai. Sole se nascondeva te, e cresce forte e grande appena sulla te, e vola sempre più in alto questo amore insieme a te, e ti voglio adesso per dirti così: tu sei bellissima, una stella che brillava in me, e tutto questo amore adesso è solo per te.
Seconda parte di Momenti in TV, come annunciato l'ospite è il nostro atleta Antonio Trio, dico nostro perché lui è di Milazzo, un atleta siciliano, reduce dai campionati europei a Turin in Polonia. Campionati europei che sì, il risultato non è stato eccellente, però è sempre stata una bellissima esperienza. Intanto benvenuto a Momenti in TV. Buonasera e grazie per l'invito. Che esperienza è stata quella di Torino? È stata un'esperienza veramente fantastica, perché comunque rappresentare questa maglia e la mia nazione in un evento così grande davanti a tutta Europa, cioè, è qualcosa di fantastico. Poi in più è la mia prima nazionale, quindi non nascondo un po' di emozione nel gareggiare, nell'indossare questa maglia, nel portarmi dietro questo peso, perché comunque io l'ultima nazionale la feci nel 2015 ed ero ancora un ragazzino, quindi diciamo sono emozioni diverse dopo 6 anni tornare di nuovo in nazionale, quindi sono veramente contento. Tu sei arrivato a questi campionati europei da campione italiano di specialità, ricordiamo che tu fai il salto in lungo, 7,94 l'ultima misura, invece in Polonia che cosa è successo? Allora, ormai in Italia sono abituato a gareggiare, in più Ancona è come la mia seconda casa, è anni che gareggio lì ed è anni che faccio personali, quindi la conosco abbastanza bene. In più ad Ancona e in tutte le gare in Italia vengono anche i miei due allenatori, quindi mi viene molto più semplice tutto. Mentre all'estero già è la terza gara che faccio e non sarà un po' l'approccio alla gara, saranno un po' i tempi di riscaldamento che devono cambiare, il fatto di gareggiare fuori da solo, quindi devo sistemare tante cose perché il salto in lungo, cioè, ha tante cose da sistemare, non è come magari la corsa o altre specialità che comunque ci sono tanti aspetti tecnici, ma molte cose, cioè, vengono automatiche, qui devi stare proprio concentrato su ogni parte del salto. Hai rivisto questo salto di qualifica? Sì, ho rivisto il salto e c'è da migliorare tanto, perché comunque ho fatto tutti e 3 salti fuori battuta, quindi andavo perdendo 30-40 cm a salto, che comunque mi avrebbero permesso la finale. Quindi il rammarico è questo, magari non essere riuscito ad osare, ad avere un po' più di coraggio nel rischiare questa gara, perché poi alla fine nel nostro sport il coraggio ci vuole e bisogna metterlo in campo quando c'è bisogno, quindi questo me lo rimprovero. Campione italiano, partecipazione ai campionati europei, è un punto di partenza la Polonia? Sì, sicuramente mi ha aiutato tanto anche andare poi il giorno dopo al campo a vedere le gare, perché vedi un po' l'approccio che hanno gli altri professionisti, vedi la gente che riesce e ti rendi conto che a te non manca niente in confronto agli altri, quindi prendi anche un po' fiducia nei propri mezzi e quindi diventi anche un po' più consapevole, anche se magari non era facile andare al campo a guardare la finale del lungo, però siccome mi è servita anche come esperienza per crescere, ho preferito andare e guardare come si muovevano gli altri. Sicuramente è un punto di partenza perché è anno olimpico e io sto lottando duramente per riuscire a beccare la qualificazione per Tokyo. Non è lontana, non è impossibile, quindi il minimo è alto perché 8,22, proverò a farlo, se non arriva sicuramente ci rientro anche col ranking mondiale, che è una lista a livello mondiale fatta sulle migliori 5 prestazioni fatte entro i 2 anni o entro l'anno prima. Che spedizione è stata questa azzurra in Polonia? Tra l'altro c'era anche il nuovo presidente della FIDAL, Stefano Mei, che è un nostro grandissimo amico. Allora, è stata una spedizione molto numerosa, con tanti giovani e tante matricoli, infatti eravamo 15 le matricole. E sinceramente è stata anche molto positiva, perché portare così tanti giovani permette di far fare esperienza a più persone, perché nel mio caso magari ho fatto questa esperienza un po' tardi, a 27 anni, però magari i ragazzi che vanno a competere in questo mondo da giovani si fanno un'idea molto prima di quel che li aspetta in una carriera futura, quindi comunque ci sono stati tantissimi bei risultati, tantissimi giovani che sono cresciuti nella stessa competizione, quindi in vista di Tokyo per tutti è stata una trasferta abbastanza importante questa. Si sentiva la novità Stefano Mei, questa voglia, perché Stefano ha tanta voglia di fare e soprattutto tanta voglia di scommettere sui giovani italiani. Esatto, Stefano sicuramente è una novità felice, come ho avuto modo di vedere, che comunque ha un carattere molto giovanile, quindi lo sentiamo molto vicino a noi.
In più ha una mentalità che, come il progetto l'ha presentato, è la mentalità del riscatto, quindi ne ha approfittato anche appunto in questa trasferta. Poi lui sa che cosa significa vincere le grandi manifestazioni e lottare per vincere. Io ricordo ancora, non ha vinto quando Antibo fece la doppietta, lui è stato un grande compagno di squadra. Esatto, e quindi comunque ha voluto portare più gente possibile a questo europeo, e già è un segnale forte, che comunque è un segnale che da presidente ti fa capire quanto ama lo sport e quanto vede il sacrificio dei ragazzi nel riuscire a raggiungere un obiettivo che comunque, anche se piccolo o grande, è comunque un passo importante, anche se magari non si va a fare bene, è comunque un passo importante che ti aiuta nella carriera. Quando i tuoi genitori ti hanno visto con la maglia della nazionale italiana, che cosa ti hanno detto? La mamma sperava che il materiale arrivasse a casa come l'ultima volta e farsi quella mezz'ora di pianto che si fa sempre. Questa volta la convocazione è arrivata tardi, quindi il materiale è arrivato a casa. E ho saltato anche l'allenamento quel giorno, sincero, dovevo essere alle 11 al campo, mi arriva il materiale alle 11:10 e io non sono solito a rimandare gli allenamenti o le cose. E dissi al mio allenatore: mi chiesto, non a prendere il materiale, ci alleniamo mezz'ora dopo. E lui mi ha detto vabbè. Ma pesa questa maglietta? Molti dicono che la maglietta nazionale pesa, se uno è un calciatore, un giocatore di basket o un atleta. Allora, pesa dalle aspettative che ci poniamo noi atleti, che comunque è semplicemente la gratificazione di tutto il lavoro fatto, quindi è una medaglia che ci viene data, è una possibilità che bisogna sfruttare come tutte le altre, perché anche per i calciatori ogni partita è importante per il campionato, come con la maglia azzurra ogni partita è importante per quella manifestazione, sia un europeo o mondiale, quindi va affrontata allo stesso modo. L'unica cosa che cambia è il carico emotivo, che giustamente è un carico che fa piacere tantissimo indossare la maglia azzurra, che ti può solo dare una mano in quel caso. Essere un atleta professionista, significa fare tanti sacrifici. Che cos'è che spinge un ragazzo di 27 anni a fare tanti sacrifici? Sacrifici ce ne sono tantissimi, non solo quelli economici, ma anche quelli psicologici, perché poi arrivare a 27 anni, magari molte volte, nel mio caso quantomeno, aver investito tutto questo tempo, ma poi capita qualche momento di sconforto. Vabbè, però sei campione italiano, attenzione. No, allora, hai partecipato a un campionato europeo. C'è la voglia di raggiungere un sogno che nasce da ragazzino, fondamentalmente, e si lavora duramente per raggiungerlo. Fino a quando non arriva e fino a quando si ha la voglia, soprattutto, non tanto la possibilità, perché le persone che ti stanno accanto, se vedono che comunque credi fermamente in un sogno e lavori sodo per raggiungerlo, vuoi o non vuoi, ti daranno sempre una mano, per quel che è possibile sempre. Però comunque deve partire sempre da te. Se hai un sogno nel cuore e sei determinato a raggiungere questo sogno, e allora farai di tutto per riuscire a raggiungerlo. Quindi non sono sacrifici, ma sono piaceri. Nel momento del salto, a chi è che pensi? Pensi a qualcosa in particolare? Pensi sempre alla stessa cosa? Oppure ti lasci andare? Allora, la sera prima penso a tantissime cose. Penso a mamma e papà, penso a tutta la strada che abbiamo fatto per arrivare lì, penso a tutti i sacrifici fatti, penso al fatto che ogni gara è importante, quindi bisogna fare bene. Penso a tantissime, penso sempre al solito obiettivo, che è il sogno olimpico, e la notte prima di dormire immagino sempre quell'evento, in loop, sempre quell'evento, di essere alle Olimpiadi, Tokyo, un salto perfetto, una bella misura, inno nazionale. Una bella misura, qual è la bella misura? Sì, intanto oltrepassare gli 8 metri, poi sarà a discrezione del giudice nel spostare la fettuccina, quindi intanto mi concentro su questo. Poi che sia 8.0, sia 8.30, 8.40, comunque c'è sempre la voglia di migliorare qualsiasi misura arriva. In settimana sono stato nel tuo primo campo d'atletica a Villafranca Tirreno, ho intervistato il nuovo consigliere regionale Maria Ruggeri, andiamo ad ascoltare cosa ha dichiarato al microfono. Maria, quale sarà il tuo ruolo nella Federazione Italiana Atletica Leggera qui in Sicilia?
Il mio ruolo sarà portare avanti l'atletica siciliana, iniziare nuovamente dal settore giovanile e dare il mio supporto in quanto sono stata un'atleta della nazionale italiana per tantissimo tempo, dove ho fatto parte a diversi campionati europei, 11 presenze in nazionale, ho fatto il minimo per le Olimpiadi e questo deve servire da esempio per le nuove generazioni. Spero tanto che riusciamo a ripartire con i raduni giovanili per portare avanti l'atletica siciliana che da un po' un pochettino di tempo purtroppo non abbiamo potuto fare tutto questo per diversi motivi, soprattutto perché non c'era un presidente regionale. Adesso ci sono state le nuove elezioni dove la Sicilia era commissariata, adesso ci sono state le nuove elezioni dove c'è il nuovo presidente che è Salvatore Gebbia e io sono stata nominata come consigliere regionale e spero di portare tutta la mia esperienza in questo gruppo dove ci siamo diversi atleti che siamo stati in nazionale e così andare avanti con il settore soprattutto giovanile. Tanti nomi nuovi soprattutto agli indoor di Toro Junior, atleti siciliani. Sì, abbiamo avuto delle medaglie quest'anno agli europei indoor, tra cui c'è stata la partecipazione di Antonio Trio, che è un ragazzo di Milazzo che i primi passi l'ha mossi nell'atletica Villafranca, allenato dal professore Ripa. Noi abbiamo tifato naturalmente tutti per lui. Dopo c'è stata anche l'altra siciliana, che è una palermitana, la Alice Mangione, che fa parte adesso dell'esercito, è stata l'atleta che ha fatto il suo personale, per pochissimo è stata la prima esclusa dalla finale con 52-73 e poi hanno fatto la staffetta, una bellissima 4x4, la staffetta 4x4 dove lei ha fatto il miglior tempo in frazione e hanno ottenuto il nuovo record italiano. Abbiamo avuto il secondo posto di Gianmarco Damberi nel salto in alto, una bellissima gara, abbiamo avuto un terzo posto nei 60 ostacoli e poi la bellissima medaglia di Jacobson nei 60 metri con 6,47, la migliore prestazione mondiale dell'anno. Che cosa bisogna fare per avvicinare i giovani all'atletica leggera? Ma l'atletica è molta passione, noi siamo sicuramente un esempio, bisogna iniziare anche dalle scuole, andare nelle scuole che le dirigenti ci permettono anche di fare degli incontri per pubblicizzare un attimino l'atletica, per fare conoscere l'atletica leggera che è uno sport molto ma molto bello, non è quello magari che si possa pensare, andare al campo e iniziare a correre, l'atletica è fatta di altre cose, di salti, di lanci, di corsa, quindi fare appassionare questi ragazzi, fare conoscere, anche noi ci dobbiamo fare conoscere, perché io ho iniziato in questo piccolo paese, in questo paese che è Villafranca di Rena, dove mi hanno dato sempre l'opportunità di allenarmi, adesso anche l'amministrazione col sindaco Matteo De Marco mi ha dato l'opportunità di entrare in pista per iniziare a fare allenare i ragazzi e continuare questo percorso dell'atletica nel settore giovanile, perché bisogna iniziare dai ragazzini perché loro sono il futuro dell'atletica. Noi abbiamo iniziato così con i famosi giochi della gioventù, adesso non ci sono più e questo è sicuramente una perdita per tutto quanto riguarda lo sport, perché i giochi della gioventù non erano solo atletica ma comprendevano anche altre specialità dove i ragazzi, noi uscivano tanti talenti. Io ho iniziato con i giochi della gioventù. Grazie a Maria Ruggeri, anche l'atletica siciliana punta sui pezzi forti, perché Maria Ruggeri è un grande nome dell'atletica italiana. C'è una grande novità, c'è una voglia di far rinascere l'atletica leggera. Sì, diciamo che in Sicilia ci sono tantissimi talenti che magari trovano difficoltà anche ad allenarsi o a trovare strutture che possano dargli la possibilità di fare sport. Quindi per me l'atletica Villafranca è stato il trampolino di lancio per tutta la carriera che sto affrontando adesso. Tra l'altro quest'anno festeggi 50 anni di attività,
Attenzione, un traguardo eccezionale 1971-2021. È un traguardo grandissimo. Poi l'unica difficoltà che avevo lì a Villafranca era in quel periodo il campo che non era messo benissimo. Adesso è bellissimo. Adesso è bellissimo. E fortunatamente hanno fatto e sono veramente felice anche per le nuove generazioni che potranno usufruire del campo nuovo. Io purtroppo sono dovuto andare a Palermo perché ok le difficoltà, però ero ragazzino, avevo dei sogni, quindi magari andare lì e non riuscire a fare certi lavori perché la pista non lo permetteva, perché strutturalmente avevamo quelli, magari cercavo qualcosa di, non dico di migliore, però di più attrezzato, ecco. Ricordiamo che tu eri un decatleta, poi come nasce la scelta di diventare un saltatore? Allora, in giovane età comunque io ho fatto tantissimi sport, il decathlon è l'unica disciplina, chiamiamola così, che al suo interno ha 10 discipline, che a livello giovanile ti tempra molto, tempra carattere, fisico e motivazione. Cioè a livello motivazionale devi fare una gara una presso all'altra, quindi devi migliorare in ogni gara e quindi devi restare concentrato per 2 giorni di fila in 10 gare. Quanto è lontano Tokyo secondo te? Ma non è lontano, anzi è più vicino di quanto penso e di quanto pensiamo, però non bisogna mollare un attimo, bisogna continuare a gareggiare sui miei soliti livelli, quindi puntavo molto su questo europeo per riuscire a fare punteggio per i ranking. Purtroppo non è andato benissimo, però per vincere bisogna anche perdere. Tu poco fa hai detto ho fatto degli errori tecnici nel salto, sì. Quali sono, ma soprattutto sono migliorabili secondo te? Sì, sono parecchio migliorabili, sono errori che di solito non faccio quando ho la tranquillità e la serenità di riuscire a fare tutte cose bene, di essere a mio agio, solo che magari ti trovi in questi contesti dove non è tutto perfetto, quindi da te magari ti aspetti che vada tutto bene così, magari solo perché è un evento, e invece no, devi essere sempre lì concentrato e andarti a guadagnare quello che vali, cioè alla fine, che non è scontato, non è che entri in gara e dici vabbè ho fatto 7,90, è sicuro che almeno 80-90 lo faccio. Ecco, dare per scontato questo automaticamente già ti fa entrare in un loop di difficoltà che neanche ti rendi conto all'inizio, lo scopri durante la gara. Quando sento questi numeri 7,90, 7,91, 7,92 sono piccoli centimetri, ma che cosa significa migliorarsi di un centimetro? Significa non avere aspettative di quanto potrai fare, sapere che vali sicuramente di più e lavorare sodo per riuscire a migliorare, questo è. Poi il miglioramento è una sorpresa, perché il miglioramento lo fai in allenamento. Certe misure le ho già fatte in allenamento, ma le devo semplicemente concretizzare. Ed è proprio qui che c'è il lavoro grosso. Quindi andare in gara e concretizzare quel che si è fatto fino adesso. E il che non è facile, perché in allenamento magari hai una tranquillità che fuori non riesci a trovare. Hai tanti salti, noi in Sicilia abbiamo il sole, quindi già è un grandissimo vantaggio. E quindi giustamente so quanto valgo, ma devo riuscire a trovare un modo per riuscire a dimostrare questo mio valore anche all'estero. Ritornando agli europei, 2 italiani su tutti, Tamberi e Jacobs. Jacobs, dicono, è una novità, io lo conosco da un po' di tempo, è una novità, non è, ha avuto forse la sfortuna di avere davanti un altro grande talento. Tamberi invece è stato secondo me sfortunatissimo. Sì, no, allora le medaglie sono state 3 in questo campionato europeo, c'è anche Paolo Dalmolin, sì, nei 60 ostacoli. Allora Marcel quest'anno, io lo conosco da tempo comunque, seguo le gare abbastanza da vicino, è cresciuto tantissimo, ma non tanto fisicamente, perché lui è sempre stato una forza della natura, ma psicologicamente è cresciuto tantissimo, cioè adesso ha piena consapevolezza di quanto vale, quel che può fare, e riesce a metterlo in campo al 100%. Prima, negli anni passati, ha avuto qualche difficoltà, quindi sono veramente contento che è riuscito a trovare una condizione favorevole per riuscire a dare il massimo. Jimbo purtroppo è stato sfortunato, veramente, perché... Ricordiamo che ha saltato 2,35. Arrivare a fare questa misura e arrivare secondo ad un campionato europeo...
Indoor, tra l'altro, dopo tutte le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni, dall'infortunio alla difficoltà di riuscire a fare certe misure di nuovo, cioè è come una fenice, quest'anno è rinato e sono veramente contento che è tornato a saltare le sue misure. E in più ha un fuoco negli occhi e dentro che si vede che ha voglia di crescere. Ma il fuoco che tu quando pensi alle Olimpiadi, secondo me. Sì, questo sì, perché ci penso tantissimo, però allo stesso tempo a volte devo un attimo staccare il pensiero e riuscire a mettere in pratica certe cose, quindi sarà un po', anche su questo devo lavorare, magari pensarci di meno e lavorare di più. Ma come Spedizione Azzurra, è stata positiva, è stata negativa, che cosa vi hanno detto? Sì, no, è stata abbastanza positiva, ci sono state tantissime finali, tanti giovani anche in finale, abbiamo preso 3 medaglie che comunque erano quelle, diciamo, preventivate, qualcuna di meno, altra di più, però comunque la spedizione questa era, magari potevamo prendere forse qualche medaglia in più, ma comunque è stata un'esperienza per tutti, sia per chi ha preso medaglie che per chi non le ha prese. Anche chi ha preso medaglie sicuramente è cresciuto in questa manifestazione, che era quello che serve quest'anno, avere una nazionale forte e consapevole. Tanti giovani, ma dall'altro lato invece dicono che c'è la crisi dei giovani, non si avvicinano più al campo di atletica leggera. Che cosa sta succedendo? Purtroppo, cioè, al di là delle strutture, sono quelle che sono, che però lo sappiamo, non è una novità. C'è sempre l'esempio del calcio. Però prima senza strutture si ottenevano risultati importanti. Purtroppo la generazione cambia, cambiano gli interessi e cambiano anche la visione dello sport. Perché magari ora, prima il calcio c'è sempre stato, io lo prendo ad esempio perché... Hai giocato anche tu? Sì, da ragazzino sì, è una realtà che c'è molto vicino. Eri più forte tu o Simone Mastroianni? No, Simone, infatti. Faccio a te per questo. No, infatti abbiamo questo esempio che purtroppo da un lato fortunatamente comunque è molto vicino a noi e quindi dà un'idea... Secondo me non tanto a livello giovanile, ma a livello di genitori, quindi adulti, dà un'idea sbagliata, tra virgolette, di sport, perché magari si pensa molto a livello economico, a livello che è facile arrivare a certi risultati, ma non è così. Cioè, chi decide di fare uno sport decide di investire il proprio tempo. Tu fai gli stessi sacrifici che fa Ibrahimovic alla fine. Esatto, forse anche di più, ora sono sincero, però giustamente c'è l'idea che Ibrahimovic ha quell'impatto mediatico, Ibrahimovic ha questo, Ibrahimovic ha quello, ma abbiamo una cosa in comune io e Ibrahimovic, abbiamo un sogno, e lui magari è di diventare il migliore, per me è di arrivare alle Olimpiadi, però comunque è un sogno. Se poi pensiamo, a proposito di livello mediatico, che la federazione ha dovuto lottare per far vedere gli europei indoor, in televisione siamo veramente... Esatto, cioè, purtroppo... Su queste cose ci dobbiamo riflettere. Dobbiamo riflettere un sacco su questa cosa, perché comunque non è il problema della gente che non guarda e non segue lo sport, è che a volte non danno la possibilità, perché poi è questione di possibilità. Noi lo sport, quindi prendo sempre ad esempio il calcio, lo viviamo ogni giorno perché lo vediamo ovunque. Ogni minuto. Quindi giustamente noi, da quando ci alziamo la mattina, quando andiamo a letto, stiamo sempre a parlare di calcio. Quindi secondo me è un problema mediatico, non è un problema di sport, è un problema mediatico del fatto che ci sono ovviamente sport che vengono sponsorizzati in maniera diversa da altri, quindi qua si parla di sport minori, ma non minori perché valgono di meno, anzi, l'atletica è la madre degli sport, quindi, ma vengono chiamati minori perché vengono, a livello mediatico, vengono sponsorizzati di meno. Io farei vedere sempre le imprese di Berruti, di Modica, di Mennea, di Panetta, farei vedere questo ai giovani, i sacrifici che facevano e soprattutto quello che davano all'Italia. Tu lo sai che potresti diventare un punto di riferimento nel tuo territorio? Io lo spero e tuttora lavoro pensando anche a questo. Ti fermano per strada a Milano? Sì, tantissime persone, mi fa anche molto piacere, perché comunque significa che magari con questo mio fare sport sto anche lanciando un bel segnale, sono veramente felice di questo e spero di riuscire a dare sempre meglio affinché anche le nuove generazioni nel mio modo di fare sport riesco a trasmettere anche la mia passione alle nuove generazioni, che non è una cosa facile da fare, me ne rendo conto,
però sono convinto che qualcosa di buono si può ancora fare, non è tutto perduto e che le nuove generazioni ancora si possono salvare. Anche perché tu parlavi di impianti, se io sono andato a visitare il nuovo impianto di Villafranca Tirrena che quest'anno sarà consegnato al 100% ed è un fiore all'occhiello, la pista a Barcellona l'hanno rifatta ed è meravigliosa, adesso gli impianti ci adesso, sono. Adesso nella tua Milazzo forse si deve lavorare un pochettino. Però si può lavorare. Non sono pessimista sotto questo punto di vista, quindi spero anche io di essere promotore di questa cosa, magari in immediato futuro. Però comunque ora, a differenza di un tempo, appunto ci sono questi due impianti accanto a noi che non sono neanche lontani, e quindi magari è un po' più semplice riuscire a fare adesso. Magari anche organizzare dei meeting per avvicinare le scuole ai giovani. Esatto, ma infatti io sono sempre stato vicino a loro, ad esempio l'ultima gara l'anno scorso l'ho fatta qui a Barcellona, quindi comunque io sono sempre vicino al territorio e lotto affinché il territorio abbia risalto sotto questo punto di vista. Quindi comunque secondo me manca un po' la voglia di visti i tempi, che sono tempi difficili, poi il Covid è ancora più difficile, magari la voglia a livello personale di un genitore di dire, nonostante ci sia la voglia di portare il bambino al campo, dire sì, però cioè, lo porto al campo, ma è difficile poi accompagnarlo perché il lavoro è questo. Cioè, magari una volta non si pensava molto a queste cose, si diceva mio figlio deve fare sport, qualsiasi sport sia, punto, deve fare sport. Adesso invece, tra le distrazioni che hanno anche i giovani, è difficile anche indirizzarli sotto questo punto di vista, a meno che non li vai a prendere a casa e porti. E secondo me la scuola su questo deve essere un punto fermo e abbastanza importante. È abbastanza importante che parte da lì l'iniziativa. Tra l'altro non ci sono neanche i giochi della gioventù più, ora si chiamano campioni studenteschi, hanno cambiato, però l'effetto giochi della gioventù era... i giochi della gioventù. Mamma mia, quanti atleti forti sono usciti dai giochi della gioventù? Pensa che io andavo alla Garrubaro, alla scuola elementare, a Santo Pietro. Sì. Io all'ultimo anno, in quinta elementare, c'erano questi giochi della gioventù, e abbiamo fatto una specie di corsa campestre attorno alla scuola e vinsi io ed ero l'unico della scuola a partecipare ai giochi della gioventù che poi abbiamo fatto allo stadio qui a Milazzo e tutte le altre scuole erano... Una volta si facevano pure a Ponente, sì, facevano questi esatto. Percorsi... E mi ricordo ero l'unico della scuola e un sacco di ragazzini, tantissimi, di tutte le scuole. Era una festa. È una festa, ci si conosce, ci si confronta, si gioca, si vince, si perde, è una festa dove si sta tutti insieme e ci si confronta anche. E io, essendo l'unico di quella scuola, vinsi 60 metri. E quindi da lì, in quella scuola, devo dire anche che ha avuto tutto inizio così, sinceramente. Arrivando in questo studio ci sono le foto nel corridoio della Divertiamoci Correndo, 19 anni di storia. La gara Podisse si svolgeva qui a San Filippo del Mela e in quella gara partecipava uno che si chiamava Saverio Iarrera ed era anche uno tra i protagonisti delle sue categorie. Sì, lo zio lo sento molto vicino, anche se a Padova, comunque è un esempio anche per me di vita, perché anche per lui fare sport non è stato facile. E poi entrò in Fiamme Oro perché la sua determinazione gli permise di entrare in Fiamme Oro. Lui faceva 5.000, 10.000, maratone, esatto, lui correva no, sempre. Però non entrò, non fece il concorso per entrare come gruppo sportivo, lui entrò come carabiniere semplice, solo che prima di iniziare l'addestramento alle 7 del mattino, alle 6, lui un'ora prima si alzava e andava a correre. E quindi da lì si è visto l'impegno di questo ragazzo e allora gli chiesero di passare al gruppo sportivo e riuscì a fare una bella carriera. A proposito di società, tu come sei arrivato a Bolzano? Elperia 96, Elperia 96. Io ero nel CUS Palermo prima, siccome comunque l'età avanza, cambiano anche le necessità, il CUS è una bellissima società che comunque mi sta dando modo anche di continuare ad allenarmi, siamo molto vicini perché ha un impianto anche bellissimo, è una struttura abbastanza grande che è l'impianto del CUS, però comunque avevo bisogno di un aiuto in più e quindi da lì sono andato a cercare una società che mi potesse dare una mano e trovai l'Alperia. Tra l'altro tanti atleti hanno partecipato della tua società. Cinque atleti. E alla fine col mio ingresso siamo anche diventati campioni d'Italia, abbiamo vinto lo scudetto per la prima volta per la società e siamo una società abbastanza forte, quindi comunque una volta entrati in quella società
sono stato, diciamo, la prima persona che si è impegnata affinché vincessimo questo scudetto, anche perché avevo fatto una promessa al presidente di vincere lo scudetto e di fare le Olimpiadi. Una ho mantenuta, manca l'altra. Tokyo è vicino. Nei mesi scorsi, 2 o 3 settimane fa, c'è stato il caso Schweizer, che è stato assolto dalla giustizia italiana. Vuol dire la tua su... vicenda abbastanza particolare, anche perché tra l'altro lui vuole partecipare a Tokyo, però forse avrà qualche difficoltà. Sì, sicuramente, però io comunque la vicenda non la conosco da vicino, però ho un'idea sul doping, e comunque chi si dopa, cioè, deve completamente uscire da tutti gli sport, perché comunque lo sport è vita, quindi se già è vita, lealtà, quindi se già comunque bari per vincere, automaticamente devi essere fuori. Quindi questo. Poi, se lui comunque... No... Lui si è dichiarato sempre innocente. Comunque sono d'accordo, è stato assolto, quindi avremmo... Cioè, ma ci possono essere due giustizie, uno che dice no, sei assolto, l'altro invece no, sei colpevole. Sì, certo, alla fine comunque... ci possono essere. È una bilancia che continua a pendere, però comunque il doping è una cosa bruttissima che non dovrebbe esistere, comunque... Essendo un atleta pulito, c'è una cosa che mi fa male ogni volta sentire casi di doping. Quindi comunque io sono contrario al 100%. Qual è il tuo doping? Il mio doping è spremuta d'arancia della campagna di mamma e papà e verdura a manetta, quindi mangiare bene, sano. Questa tuta quando la vorrai togliere? Dopo questa, Tokyo? Spero di sostituirla, anzi, con quella della nazionale di Tokyo. Quindi al momento ce l'ho incollata addosso e ne faccio tesoro di questa tuta, perché porta un peso importante, porta un'esperienza fatta abbastanza importante. Quindi spero di sostituirla con un'esperienza ancora più grande. Ci sono gare in programma? Sì, c'è la prima gara a maggio a Savona, che è il meeting che faccio ogni anno organizzato da Marco Mura, dove l'anno scorso fece 7,93 comunque. È un bellissimo meeting. Poi sempre a maggio ho i campionati regionali di società che farò a Bolzano, dove parteciperò anche nel triplo, farò lungo e triplo, entrambe le specialità, e questi sono i primi due impegni. Poi vediamo di riuscire a trovare qualche gara all'estero per continuare a crescere sotto certe misure e vedere di preparare bene queste Olimpiadi. Grazie per essere stato con noi a Momenti in TV, un grande atleta, un atleta di Milazzo che ha fatto già parlare con i risultati, con i due campionati italiani. A proposito, hanno un sapore diverso questi due campionati? Sì, il primo campionato italiano era inaspettato, cioè completamente inaspettato. Ero lì sereno, ho detto faccio la mia gara e poi torno a casa e basta. E invece arrivo al titolo italiano, quindi è stata una sorpresa. Non sono riuscito neanche ad esultare per quel campione italiano, talmente è stato inaspettato. Questo qui era un campione italiano, diciamo, dove c'erano tante assenze purtroppo. Infatti mando un abbraccio a Filippo Randazzo, che purtroppo per colpa del Covid ha saltato tutta la stagione indoor. E c'erano tante assenze per problemi vari, però, quindi... Sotto questo punto di vista sapevo di poter vincere. Eri più tranquillo. Più tranquillo. Però avevo il pallino degli europei, quindi volevo fare una gara intelligente, è una gara dove... Proiettata al futuro. Esatto, dove riuscire a fare un'ottima misura nei primi 3 salti, che alla fine riuscii a fare, perché ho fatto al secondo 7,87 e al terzo 7,94. Quindi in vista degli europei era un trampolino di prova che sono riuscito ad esprimere al meglio, ecco. Però poi giustamente arrivato lì è cambiato qualcosa, quindi questo campionato italiano sicuramente ha un sapore diverso, che è quello della consapevolezza di riuscire a fare tante cose belle. Antonio, noi ti seguiamo, dunque cerca di comportarti bene, perché grazie, vogliamo raccontare nel migliore dei modi le Olimpiadi di Tokyo. Noi ringraziamo Antonio Trio, ringraziamo Orazio Rani che ci ha tenuto compagnia nella prima parte parlando di musica. Tu con la musica che rapporto hai? Musica fa parte di... So che eri un bravo ballerino. Sì, una volta facevo break dance hip hop. Quindi comunque ho un rapporto abbastanza stretto, perché... Ti aiuta prima degli allenamenti? Allora, negli allenamenti sì, mi aiuta a caricarmi magari, però alla fine gareggiamo senza musica, quindi bisogna anche abituarsi a non ascoltarla troppo. Bisogna vedere cosa ti suscita dentro. A me mi suscita emozione, mi carica,
però riesco anche a caricarmi senza, quindi comunque ha un ruolo abbastanza importante nella mia vita. Grazie, grazie Antonio Trio. Ricordiamo di mandare le vostre foto con il vostro animale domestico per partecipare alla nostra campagna di sensibilizzazione Non abbandoniamo ma adottiamo. E vi ricordo anche che Momenti in TV va in onda qui su Antenna del Mediterraneo il sabato alle 20.50, la domenica alle 14.30 e il giovedì alle ore 22. È stato un grande piacere avere ospite Antonio Trio, è stato un grande piacere avere ospite il nostro Orazio Rani e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti. Segui anche tu Momenti in TV ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Solo tu, tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anania.